Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo Vlogmas natalizio e super creativo nella vita dei Vlogmas che ci accompagneranno fino al 24 dicembre, che trovate sul mio canale e sul canale di Humor's Channel, ovvero del mio amato Umberto. Vi ricordo che trovate tutti i link sotto nell'info box. Oggi super mega giornata, guardate quanto sono rosa oggi, maglia rosa, capelli viola, proprio ninosissima. Oggi creeremo assieme una creazioncina, totalmente insieme, sarà una specie di creiamo insieme, sì, come quando creiamo in live assieme. E sarà una creazione in sfida con Umberto, perché entrambi abbiamo realizzato qualcosa con il medesimo tema. E vediamo, perché poi vi chiederemo quale creazione vi è piaciuta di più. Vi lascio al video, quindi mi raccomando, divertitevi e create! Preparatevi la vostra tazza di tè o di caffè bello caldo e creiamo la nostra creazione a tema stelle. Partiamo dal presupposto che io non so fare le stelle e per me è veramente difficile fare le stelle perché veramente non ne sono molto capace. Quindi vediamo se riusciamo a dar vita ad una stella più o meno decente. Ok, dopo essere riuscita a fare una stella ad amalgamare al Mix Quick un po' di fimo color carne perché era assolutamente troppo troppo duro, possiamo ufficialmente iniziare. Ok, metto un secondo chiodino nella stella perché altrimenti non riesco a lavorare la creazione mentre cerco di tagliare via quest'altro pezzetto che è rimasto qui nell'angolino e che tiene praticamente su la stellina. Ecco qua. Ok, qui andrà il busto. Adesso le farò i capelli aranciati, quindi arancione. Thank you.
adesso mi piace un sacco. E vado ad aggiungere anche qualche stellina, non tantissime, ma qualcuna secondo me ci sta. Non sarebbe male metterne qualcuna di queste qui. Anche queste le ho trovate mettendo a posto l'angolo creativo e sono sicura che queste stelline me le abbia regalate qualcuno di voi, perché io ricordo di non averle mai comprate né mai trovate stelline così, e quindi sono certa che qualcuno di voi in qualche vostro pacco o a Miniature Italia tra i vostri regali sicuramente me le regalate. Se ci sei, perché credo di averle da davvero tanti anni, se mi stai ascoltando e sai che me le regalate tu, palesati sotto nei commenti, perché ti ringrazio miliardi di volte, visto che mi sono venute super in aiuto per le mie guardiane dei sogni e per tutte le creazioni a tema stelle. Mi stanno davvero davvero piacendo un sacco, quindi yeah, grazie, cioè guardate quanto ci stanno bene, no vabbè, sono bellissime. Ora ancora un pochino di primo liquid, ancora, e ne mettiamo ancora qualcuna qui e lì, però cioè sono troppo belle queste stelline. Poi sono belle oro, quando finiranno non so proprio come fare, dovrò trovarle da qualche parte, in qualche shop, no, sinceramente non lo so. La cosa mi dispiace un sacco perché mi piacciono così tanto che non vorrei finirle. E un'altra la mettiamo sul vestitino e ne ha prese tantissime. E magari, non lo so, dove ne possiamo mettere un'altra? Secondo me, ecco qua, sulla punta di qui. Ecco qua. Voilà! Direi che è assolutamente finita per ora. Non resta che metterla in forno e poi aggiungere le ultime cosine più tardi. Ve la faccio vedere anche così, che sicuramente si vede un pochino meglio. Mi piacciono tantissimo i suoi colori, la posa, cioè guardate, sta tipo appoggiata sulla sua manina. Mi piace un sacco, sta sorridendo. Mi piace la sua sfumatura, i suoi colori, mi piace veramente un sacco, un po' tutto. Nell'ultimo periodo sì, sono un po' fissata con i cappelli da streghetta, devo dire, li sto mettendo davvero quasi a tante creazioni, però non c'è niente da fare, mi piacciono un sacco e quindi continuo a metterli finché mi ispirano. Ora però, prima di andarla a cuocere, ci serve la prova. Ok, sì, ok, entri, va bene. No, metto un po' di più perché altrimenti si sporca di fimo liquid, però era un po' titubante per i capelli e il cappello, ma si sta. Bene. Vado a mettere in forno questa picciolina. Tadan! L'ho finita, finalmente gli ho messo la luna. La tiene con la manina. Eccola qua, questa è lei, ve la faccio vedere su tutti i lati. Voilà! Non so perché, ma le mie creazioni 3D sul retro mi piacciono sempre tantissimo. E mi piace tantissimo lei, la posa, i capelli, il cappello. Mi piace davvero tutto di lei, ma adesso la prova del 9, chiudiamola un po' e voilà! Mi piace un sacco che la luna sia bella alta, perché così, vista dall'ampolla, viene comunque un po' coperta dal cambio di forma del vetro, però in realtà la luna è lì, cioè nel senso lei la sta comunque tenendo per aria, poi voi potete decidere se tenere l'ampolla aperta o chiusa, però mi piace veramente veramente un sacco e spero tantissimo che piaccia anche a voi. Anche qui guardate tutti i versi dell'ampollina, spero tantissimo tantissimo che vi piaccia, io me ne sono davvero innamorata e sono davvero contenta che sia venuta bene, perché ci ho lavorato parecchie ore e sono contenta che venga bene una delle mie creazioni, quando appunto nasce anche un po' in collaborazione con Umberto, quindi per i nostri video e la nostra tematica delle stelle. Spero che questo vlogmas vi sia piaciuto. Troverete adesso le schede che vi portano ai due vlogmas precedenti, uno mio e l'altro di Umberto, e noi ci vediamo domani nel vlogmas di Umberto, in cui creerà la sua creazione sulla stella. Vi mando un bacione gigantesco, ciao Ninetti!